Buonasera e benvenuti a Restart 264, bentornati con Manuel Mazzei in regia. Oggi sono qui da sola, ma salutiamo Lorenzo Capezzoli Ranchi. Spero anche quest'oggi non farvi sentire la sua mancanza. Allora, dalla grafica che vedete alle mie spalle a sinistra, dovreste aver capito qual è l'argomento che andremo ad affrontare in questo primo capitolo per questa ultima puntata della settimana di Restart 264. Parleremo naturalmente di politica, che è il nostro pane quotidiano. In questa settimana siamo andati nelle case, insomma, degli altri partiti, siamo andati all'interno di quell'area centrista così ambita proprio ultimamente, ieri in casa del Partito Democratico, oggi restiamo tra i banchi, insomma, del centro-sinistra e parleremo della situazione interna, ma non solo, del Movimento 5 Stelle. Lo faremo con il nostro ospite, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, all'onorevole Sebastiano Cubeddu del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Lavoro Pubblico e Privato. Benvenuto, onorevole. Grazie a voi per questo spazio. Grazie a lei per averlo accettato, per aver accettato il nostro invito. Allora, prima di entrare però appunto nel merito delle questioni interne che stanno animando il Movimento 5 Stelle, sì, in queste ultime settimane, ma ormai potremmo dire da parecchi mesi, vorrei affrontare con lei una delle tematiche più importanti del giorno, della settimana, ovvero il nuovo decreto sul Green Pass, che è stato varato, è stato annunciato dal Consiglio dei Ministri 2 giorni fa, e che prevede, l'abbiamo detto anche nella giornata di ieri noi, ulteriori restrizioni, un'ulteriore, anzi, estensione del Green Pass, che va ad escludere da alcune attività coloro che lo ottengono tramite tampone negativo. Ora, se non sbaglio, voi del Movimento 5 Stelle non eravate così favorevoli ad ulteriori restrizioni, giusto? Ma guardi, noi eravamo per la promozione, certamente, del vaccino, che è l'unico strumento forte che oggi ci permette di affrontare questa pandemia. Basti pensare che nei paesi dove la vaccinazione è molto bassa, al 40% ad esempio, il numero dei morti è notevolmente superiore, il numero degli ingressi in sala rianimazione è notevolmente superiore, addirittura in certi casi non gestibile purtroppo. Quindi noi abbiamo tentato di spingere su una campagna di promozione delle vaccinazioni e di tentare di allentare la pressione che i cittadini avvertono, ma devono comprendere bene i cittadini che tutte queste misure vanno lette un po' insieme. Si tenta da un lato di promuovere le vaccinazioni, dall'altro di non richiudere le attività e di controllare la circolazione del virus il più possibile. Sono strumenti che non devono creare conflittualità, ma devono indurre ogni cittadino a dare il suo contributo è a farsi scudo in favore delle persone che ha intorno, anche le più care, per combattere questa pandemia. Senta, onorevole, si è parlato tanto di non criminalizzare i Novax, una questione che tra l'altro io condivido, che vanno convinti, anche perché poi quella frangia, diciamo così, di irriducibili non è poi così numerosa, si parla di circa 800.000 persone, e c'è chi avanza alcune proposte, per esempio di mettere in piedi una macchina comunicativa del governo, così come sono quelle social, anche quella vostra del Movimento 5 Stelle, per fare una giusta campagna di sensibilizzazione. Cosa ne pensa? Penso che i cittadini devono comprendere e devono essere raggiunti dalle istituzioni e dall'informazione, piuttosto che essere loro e affidare alla loro buona volontà di andarsi a cercare nei siti istituzionali le ragioni per cui ci si deve vaccinare. Ripeto, se si vanno a vedere i colori dei diversi paesi dove c'è più mortalità, si capisce bene che il colore varia e varia in termini negativi laddove non ci si vaccina. Quindi è un atto di responsabilità. E poi c'è un dato fondamentale che insegna anche la nostra Costituzione, che la libertà individuale, le scelte individuali, devono confrontarsi con quello che è l'interesse collettivo alla salute e la solidarietà. Per cui la scelta individuale ad un certo punto ha carattere recessivo, ma questo è quello che insegna la Costituzione e i valori della Costituzione.
Noi ci preoccupiamo del pericolo, o alcune persone si preoccupano del pericolo che viene dai vaccini e giustificano con questa paura il dissenso da una vaccinazione. E in realtà, la domanda che dovrebbero porsi è quali pericoli invece vengono da questo subdolo virus, che anche in quelle situazioni in cui non dà una gravità emergente e apparente, in realtà incidono negativamente sulla salute. Si parla anche di long COVID e di situazioni che diventano gravemente lesive per l'organismo. Quindi nel soppesare i rischi, molti più rischi derivano dal contagio e da questo maledetto virus, purtroppo. E allora la scelta deve essere sicuramente quella di vaccinarsi. Poi, visto che lei fa parte della commissione lavoro, c'è qualcuno all'interno della commissione che avrebbe voluto un'ulteriore estensione anche sul posto di lavoro? O questa misura è completamente da escludere sia oggi che nel futuro? Ma nei posti di lavoro esistono dei protocolli di sicurezza che vengono rispettati e rispetto ai quali i datori di lavoro hanno dovuto presentare un programma di sicurezza e non solo un accertamento sia all'ingresso che nei luoghi dove c'è rischio di assembramento. Quindi io credo che ci sia stata una risposta responsabile da parte dei datori di lavoro. Gli accertamenti, se vengono disposti e se il Consiglio dei Ministri ha deciso di adottare delle misure, queste misure vanno rispettate, così come va rispettata ogni regola. Non bisogna perdere di vista quello che è l'obiettivo. Le misure che vengono poste hanno carattere, temporale limitato cioè alla necessità di combattere oggi questo virus ancora di più perché siamo in una quarta ondata. Noi dobbiamo evitare le conseguenze negative che stiamo vedendo già in altri paesi. Adesso cambiamo argomento e entriamo insomma nel merito delle questioni anche un po' più divertenti per certi versi, perché noi abbiamo nominato, scusate, no, soprannominato questo primo capitolo di questa puntata, penultimatum. Ovviamente non sono parole mie, i nostri telespettatori, chi segue la politica saprà che sono parole di Beppe Grillo, il fondatore, garante del Movimento 5 Stelle, che ha rivolto nello specifico a Giuseppe Conte, l'ex premier. Quando, che cosa è successo? Ricapitoliamo rapidamente. Giuseppe Conte aveva detto che il Movimento 5 Stelle non sarebbe più andato sulle TV pubbliche per la questione appunto delle nomine RAI. Poi però ha detto non è una decisione irreversibile ed è lì che è arrivata, diciamo così, la frecciatina di Beppe Grillo, che Giuseppe Conte è il principe, il re, ora non ricordo, dei penultimatum. C'è chi però ipotizza appunto che queste ironie di Grillo hanno rianimato il forte dissenso interno. Ora io le chiedo, è così? È stato rianimato questo dissenso? Ma anzi, ancora prima, c'è un dissenso interno verso la guida dell'ex presidente del Consiglio? Ah, ma guardi, questo non è assolutamente vero, non corrisponde al vero. Io per primo ho molta stima di Giuseppe Conte, come del resto tutti i parlamentari che lo hanno avuto a guida in questi due precedenti governi. Sarebbe veramente contraddittorio oggi porsi in termini negativi nei confronti di una persona che invece con prudenza, con lungimiranza, con maturità e preparazione, ha saputo guidare il paese in uno dei momenti più difficili. Resto sorpreso invece e sorrido rispetto a un fatto che invece è importante. In un contesto in cui si parlava di comunità energetiche e in una conferenza stampa in cui Conte ancora una volta parlava nel merito delle questioni e promuoveva una visione di paese, poi gli spazi vengono occupati da una battuta su un penultimatum. Grillo è ovviamente un provocatore, ma lo fa anche con molta ironia, però lui per primo
devo dire, a stima di Giuseppe Conte, e l'ha dimostrata in tante occasioni, sostenendolo poi di fatto in ogni momento. Grillo ha una parola per tutti. Se dovessimo raccontargli tutte le volte che ha criticato istituzioni ed esponenti di istituzioni, staremmo delle ore. Lo fa con gli altri, lo fa anche in casa propria, ma lo fa sempre bonariamente e nel rispetto dei ruoli. Grillo rispetta Conte e Conte rispetta Grillo, tant'è che ha dedicato un sorriso a questa battuta, così come tutti noi. Non si è sentito neanche un pochino messo in discussione Conte da quelle parole di No, Grillo, no? non lo è da parte mia certamente, non lo è da parte dei colleghi che anzi vedono in Conte come un uomo serio, un uomo capace che ha mantenuto la barra dritta in uno dei momenti più drammatici vissuti dal nostro paese e da altri paesi per via di questa grave pandemia che non ci ha colpito solo da un punto di vista sanitario e quindi in un clima di assoluta emergenza, ma che ci ha colpito anche economicamente. E non dimentichiamo che Conte è stato quello che è riuscito ad avere dall'Europa uno dei finanziamenti maggiori nella storia e rispetto ad altri paesi. Ecco, però nelle immagini che stavamo vedendo prima, mentre lei rispondeva alla mia domanda, quelle immagini sono di quando Conte ha girato l'Italia, soprattutto in occasione delle elezioni amministrative. E proprio in quell'occasione c'è chi, diciamo, lo ha rimproverato in realtà di non fare una campagna per il Movimento 5 Stelle, ma di farla più che altro per se stesso, così da mantenere alto il suo consenso che appunto ha conquistato da Presidente del Consiglio. Guardi, se Conte non avesse voluto fare campagna per il Movimento 5 Stelle e per se stesso invece, come stava in qualche modo insinuando, mi lasci dire così, in realtà lui avrebbe creato un'altra compagine politica, ma lui ha voluto prendere per mano il Movimento. Perché lui ha trovato nel movimento serietà, affidabilità, uno dei partiti politici in questa legislatura più moderato. Lei si sorprenderà, ma il Movimento 5 Stelle è stata la realtà più moderata e più costruttiva in questa legislatura. E Conte si è riconosciuto nel Movimento 5 Stelle e siccome ne è stata guida in maggioranza per due governi, ha voluto proseguire questo cammino proprio perché ha visto nel Movimento 5 Stelle un'occasione per il nostro paese. Ecco, però da un movimento, una forza politica che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno a diventare la forza politica, come ha detto lei, forse più moderata di questa legislatura, c'è stato un bel cambiamento, un cambiamento che si riflette anche adesso sulla questione del 2 per 1000, perché per chi a beneficio di chi non lo sappia, il 2 per 1000 è la forma di finanziamento ai partiti prevista dalla dichiarazione dei redditi. All'inizio della loro storia il Movimento 5 Stelle aveva scelto di non utilizzarla, tuttavia lo stesso Conte ha detto: questo è un passaggio significativo che segna uno scarto rispetto al passato. Quindi, appunto, questa decisione, quella di iscrivere i partiti al registro per accedere al finanziamento del 2 per 1000. Conte ha detto che la stragrande maggioranza degli eletti è pronta ad affrontare questa novità. Ci sono soltanto 4-5 contrari, ma il resto è favorevole. Ora, allora io però le chiedo che cosa è cambiato da quel movimento appunto che voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Se non sbaglio, quelle furono parole di Alessandro Di Battista che in questa occasione per la questione del 2 per 1000 dice infatti che è un finanziamento pubblico mascherato. Guardi, faccio un passaggio. E quando lei ha citato una realtà politica che voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, era un momento diverso che parte da circa 8 anni fa, da parte di un movimento che voleva entrare nelle istituzioni e dare un contributo per recuperare un rapporto tra le istituzioni e cittadini. È una rappresentanza che partisse dal basso.
Fatto questo, si è vissuto un percorso di opposizione e poi un percorso che ci ha portato a tre governi. Quando io le ho detto che siamo stati la forza più moderata di questa legislatura, per coerenza e per necessità, perché questo era un momento in cui noi siamo partiti con la legislatura con la caduta del Ponte Morandi, poi con la caduta in agosto di un governo, poi con la pandemia, con la crisi economica, essere responsabili era una necessità per questo paese ed essere moderati era la necessità di mettere insieme le forze per poter ragionare sui temi per risollevare questo paese. Il 2 per 1000, guardi, è una diciamo un contributo che altri partiti ricevono e che in una dialettica politica anche dei territori, per avere sedi, per avere disponibilità, anche che possano far raggiungere il messaggio del Movimento 5 Stelle, è un modo di essere che ha influenzato anche altre realtà politiche. Però ci siamo resi conto che bisogna avere anche risorse per poter far questo e per poterlo fare in modo corretto, sano, trasparente e in equilibrio con altri partiti. Se le risorse venissero utilizzate solo da altri partiti, ci sarebbe uno squilibrio nella dialettica e nell'equilibrio tra realtà politiche. E noi andremmo avanti sempre con armi spuntate e senza la possibilità di avere risorse per poter arrivare ai cittadini e per poterci organizzare nei territori così come fanno altre forze Però mi politiche. perdoni onorevole se la interrompo, quindi vi state trasformando in un vero e proprio partito, perché prima il Movimento 5 Stelle per raggiungere la sua base aveva la piattaforma Rousseau. Ora state un po' ripensando tutta quindi la struttura del movimento. Guardi, la risposta gliela danno le ultime elezioni, cioè, ma noi rappresentiamo 11 milioni di elettori e questi elettori non erano tutti del Movimento 5 Stelle. Quando una forza politica rappresenta 11 milioni di elettori, voglio dire, c'è la necessità di rispondere, di assumersi delle responsabilità e di arrivare ai cittadini. E ripeto, non si può fare questo con armi spuntate mentre gli altri partiti usufruiscono di interventi e di agevolazioni che semplificano la via e l'organizzazione. Bisogna fare queste cose nello stesso modo e con equilibrio, altrimenti si altera il dibattito democratico. Quindi è una scelta democratica. Cambiamo adesso argomento perché, visto che appunto lei è componente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato, si lavora al protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, sul tavolo del nuovo incontro tra il Ministero e le parti sociali. Il protocollo, questo andrà a fissare il quadro di riferimento per lo smart working con le linee guida anche per la contrattazione. Secondo una prima bozza si prevede l'adesione su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale che vada a indicare la durata, l'alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, gli strumenti di lavoro, i tempi di connessione e quant'altro. E quindi questo protocollo dovrebbe essere in arrivo entro questo mese. Ma non era finita l'era dello smart working, onorevole? Guardi, pensare che l'era dello smart working sia finita, significa come riproporre la penna e il calamaio rispetto alla modernizzazione di questi tempi, rispetto a un percorso di digitalizzazione che fa parte anche di un piano internazionale e dei finanziamenti del PNRR. Lo smart working è una modalità di lavoro, una modalità che può la vita, che può aumentare la produttività, che può incidere positivamente sia sull'utile dell'azienda che sulle prestazioni e i servizi ai cittadini, può semplificare anche il traffico veicolare e incidere positivamente sull'ambiente. Le faccio un esempio concreto. L'INPS, che ha avuto un incremento di lavoro dovuto alle prestazioni che sono aumentate, si voglia per la riforma delle pensioni, si voglia
voglia per il reddito di cittadinanza, si vogliano per i bonus e le prestazioni che sono stati dati per l'emergenza Covid, ha avuto un aumento del 30% delle attività, eppure in periodo di pandemia hanno lavorato in smart working con un aumento delle prestazioni e della produttività dell'INPS e con personale che ha prestato smart working al 92%. Ecco, io prendo l'esempio dell'INPS come un esempio virtuoso, e ci sono realtà anche nella pubblica amministrazione che possono rendere prestazioni in smart working, naturalmente regolamentando la materia. È il futuro e noi dobbiamo guardare al futuro, non che tutti debbano lavorare in smart working, ma laddove sia possibile, si aumenta la produttività e si migliori la qualità della vita e delle famiglie, sarebbe sciocco non pensarlo come una modalità che anzi abbiamo avuto come eredità proprio in questo periodo di emergenza Covid. Perché questo periodo di emergenza Covid ci ha fatto riflettere anche su un sistema moderno di paese e ci ha dato delle soluzioni che, sebbene necessitate, oggi diventano prospettive di futuro. Che poi c'è da sottolineare che lo smart working, soprattutto all'estero, dalle grandi aziende, era già ampiamente utilizzato anche prima della pandemia. Ci sono... Ma vede, lei è una giornalista, sa bene quindi che le redazioni oggi sono anche redazioni virtuali, quindi tanti redattori, tanti giornalisti, ma gli stessi corrispondenti a volte inseriscono direttamente i pezzi in redazione, e quindi ci sono delle redazioni che operano e sono molto efficienti con lavori a distanza, quindi anche il giornalismo su questo è di esempio. Sempre in tema lavoro, la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, la senatrice Castellone, ha detto che è arrivato il momento che il salario minimo diventi una battaglia comune a tutte le forze politiche. La proposta del Movimento 5 Stelle all'esame della Commissione Lavoro al Senato, si parta da lì al più presto, che poi la questione del salario minimo, soprattutto nell'ultimo periodo, è strettamente connessa anche alla questione del reddito di cittadinanza. Lo stesso numero uno dell'INPS, Pasquale Tridico, ha detto: il problema non puntiamo tanto l'attenzione sul reddito di cittadinanza, anzi ci ha fatto capire quanto bassi sono i salari nel nostro paese. Ecco, quanto presto, insomma, partirà questo esame? Il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, che ringrazio per l'impegno e il lavoro espresso in tutto questo tempo, ha detto bene, e c'è un problema reale in Italia che è di retribuzioni molto basse e di lavoratori poveri che non hanno neanche prospettive di pensione. E lei deve pensare che proprio ieri in Germania si è deciso che per un'ora di lavoro bisogna corrispondere almeno 12 euro. Invece sa anche che in Italia questo non accade, ci sono orari di lavoro prolungati e corresponsioni economiche molto basse. Io so anche nel suo mondo, quello del giornalismo, che ci sono giornalisti che vengono pagati 2-4 euro al pezzo giornalistico, ma dietro un pezzo giornalistico magari c'è una nottata di cronaca per un incidente, per una rapina. Quindi voglio dire, è un problema reale, è legato alle prossime generazioni. Il reddito di cittadinanza ha raggiunto tante persone che non possono neppure lavorare, pensi, 1.800.000 bambini ha raggiunto il reddito di cittadinanza e non si pone neanche un problema di lavoro per loro, ma ha raggiunto anche i lavoratori poveri che hanno contratti capestro. Noi dobbiamo arrivare ad elevare le retribuzioni dei lavoratori, perché la nostra è una repubblica fondata sul lavoro. A volte
Ce lo dimentichiamo forse. E E sulla perché? giusta retribuzione, articolo 36 della Esatto. Costituzione. Ecco, quello lo dimentichiamo ancora di più rispetto al primo. Per concludere, Toto Quirinale. Allora, vabbè, lo sappiamo che tutto quello che si dice prima è praticamente fuffa. Lo stesso Renzi nel corso della Leopolda ha detto i nomi, quelli più attendibili, sono quelli che escono alla fine. E poi appunto sempre Renzi ha rilanciato l'idea di un grande centro. Però al di là di quella che è la linea di Italia Viva, io ho preso spunto, vorrei prendere spunto dalla Leopolda di Renzi perché lui ha detto che il suo sentore si va a votare nel 2022. Qual è invece il suo sentore? Cosa pensa lei, onorevole? E soprattutto, dove lo vede meglio Draghi? Al Quirinale o ancora a Palazzo Chigi anche dopo il 2023, come chiedono in molti? Lei ricorderà benissimo l'intervento drammatico di Mattarella quando Renzi si assunse la responsabilità grave di far cadere il governo Conte. Mattarella fece una conferenza stampa in cui disse: dobbiamo per forza mettere in sicurezza il paese, non possiamo andare ad elezioni. E poi il percorso ha portato Draghi nella presidenza del Consiglio dei Ministri, e lui è stato scelto come figura garante di questa messa in sicurezza in un paese in cui bisogna recuperare un regime di salute che metta in sicurezza i cittadini. E bisogna rilanciare il paese cercando di spendere le risorse che stanno arrivando dal PNRR, risorse economiche importanti che ci porteranno ad avere una corretta competizione con altri paesi che stanno facendo lo stesso percorso di modernizzazione. Io non vedo elezioni perché sarebbe una scelta irresponsabile. Noi siamo ancora in emergenza. Questa emergenza probabilmente durerà ancora per un po' di tempo. Io credo che questa legislatura debba arrivare a compimento per poi fare scelte meditate. La prima scelta meditata e necessaria sarà quella del Quirinale, ma ciascuno credo che debba portare avanti un percorso anche sotto il profilo di questa legislatura. Che ripeto, ha delle urgenze che non possono essere messe da parte e sarebbe irresponsabile far cadere questo governo. Bene, onorevole, si è un momento staccato il video. Io vorrei che lei lo riabilitasse, così ci salutiamo e avrei davvero l'ultimissima domanda. Ecco, è tornato l'onorevole Cubeddu. La mia ultima domanda riguarda il vostro rapporto con. È andato via il video, comunque. La mia ultima domanda, va Eh bene no, anche soltanto sì. Guardi, sentirla, riguarda il rapporto con il Partito Democratico. Come va? il rapporto con il Partito Democratico si fonda sul rispetto di temi che sono stati messi sul tavolo sin dal primo momento e rispetto ai quali si chiede un impegno reciproco rispetto a quelli che erano obiettivi del Movimento 5 Stelle, un impegno reciproco per quelli che erano impegni previsti dal PD. Mi sembra che in questa legislatura il video va via perché mi stanno chiamando, ecco, sto rifiutando tutte le Speriamo di chiamate non e mi scuso, farle perdere impegni importanti. mi scuso per queste Preoccupi. interruzioni video. Però ecco, quello che voglio dire è che ci sono delle cose che noi vorremmo realizzare e le stiamo proponendo sui tavoli e chiediamo un impegno del PD. Intanto sul salario minimo, ne abbiamo parlato prima, ma ci sono anche altri temi. Un tema importante è quello sul conflitto di interesse. E la storia di Renzi con gli Emirati Arabi e con i finanziamenti ottenuti da altre nazioni è un esempio che ci deve far riflettere e che deve farci comprendere quanto sia urgente
È improcrastinabile affrontare questi temi, come anche altri temi che fanno parte di questo percorso. Quindi ciascuno continua a seguire, diciamo, quella che è la propria identità di realtà politica, nel rispetto reciproco, ma con la decisione e con la determinazione di portare avanti rispettivamente i propri temi. Bene, onorevole, grazie per essere stato qui con noi, per averci spiegato così precisamente tutte le posizioni sia interne al Movimento 5 Stelle che quelle che riguardano invece i rapporti con le altre forze politiche. Grazie a Sebastiano Cubeddu della Commissione Lavoro Pubblico e Privato e naturalmente esponente del Movimento 5 Stelle. Una buona serata, alla prossima. Grazie a voi, grazie. Grazie. Bene, piccola pausa e torniamo tra poco con la seconda parte di Restart 264.